quart'ultima giornata di campionato nel girone C di prima categoria e le prime due continuano a vincere. Il San Nicola da Cris con un secco 5-0 a Settingiano contro il Martelletto, la Virtus Rosarno 3-1 sulla Rombiolese, 3-1 Casalingo. E in entrambi i casi ci sono state una tripletta di Fanelli per la San Nicola da Cris e di Carbone per la Virtus Rosarno. E quindi adesso si potrebbe parlare di lotta a quattro squadre per le posizioni di rincaggio, quelle che vanno dal terzo al quinto, quindi tre posizioni, anche se ci potrebbe essere un play out a rischio visto il vantaggio che la Virtus Rosarno attualmente ha sulla quinta, che sono esattamente 11 punti, 65 la Virtus Rosarno, 54 il San Calogero Calimera. Non va oltre il pareggio esterno contro l'ultima della classifica, la Nuova Valle, il Borgia, che si ferma sull'1-1 e addirittura deve recuperare un gol quando si è trovata al 91esimo in svantaggio con De Feo e poi al 96esimo è riuscito a raggiungere il pareggio con Tarsia. Invece fa il suo dovere il Chiaravalle, che va a vincere una partita importante a Girifalco contro una squadra che lotta per la zona calda della classifica, 2-0 per la squadra di Bellini, e quindi è conferma per quanto riguarda il quarto posto proprio per il Chiaravalle. E anche il Guardavalle ottiene un buon risultato andando a vincere nell'anticipo di sabato a Pizzo contro il Real per 4-0 e quindi consentirsi ancora di restare vicino alla zona playoff. Però per quello che dicevamo sul San Calogero Calimera è difficile, visto che i punti di distacco dalla seconda sono più di 10 e quindi dovranno fare nelle ultime tre partite e il proprio dovere queste squadre per cercare di rientrare e almeno giocarsi il playoff almeno da quinte e contro la seconda, appunto, che dovrebbe essere, vista la classifica ormai, la Virtus Rosarno. Non ce ne vogliono gli amici di Rosarno se diciamo che San Nicola da Cris potrebbe cominciare, non dico a festeggiare, ma ad avere una buona chance, anche perché il Rosarno è quasi sicuro del secondo posto e quindi anche della finale playoff, proprio per quello che dicevamo. Ci sono ancora degli scontri diretti in programma, per cui tutto ancora è possibile. In coda il Gasperina potrebbe considerarsi fuori dalla zona playout e con la vittoria contro il Real Montepaone nel derby 3-0 per la squadra di casa del Gasperina, che sta ben figurando proprio in questo campionato di prima categoria. Per le altre squadre invece c'è una lotta che dovrà risolversi probabilmente fino all'ultima giornata, fermo restando la posizione ultima della Nuova Valle, che rischia la retrocessione diretta. Sono 7 punti di distacco dal penultimo posto e in 3 giornate cominciano ad essere un po' troppi, anche se è stata l'unica, dobbiamo dirlo, che nella giornata di oggi ha racimolato un punticino. Tutte le altre sono state sconfitte, dalla Real Mileto all'Academy Girifalco, il Martelletto Settigiano, il Real Montepaone e la Rombiolese, quindi le squadre che vanno dai 24 punti della Rombiolese ai 19 del Real Mileto, quindi 5 punti per 5 squadre, e qui bisognerà verificare quale squadra rischierà di restare invischiata nella zona play-out. E certamente anche qui, con qualche scontro diretto in programma, bisognerà attendere proprio probabilmente il 90esimo dell'ultima giornata.